Ciao a tutti i lettori di Lega Nerd, quello dietro di me è Central Park, siamo infatti a New York nella Grande Mela, siamo venuti qui negli Stati Uniti perché dopo l'annullamento della anteprima europea a Londra, Wonder Woman e tutto il suo cast ha accolto i giornalisti europei appunto a New York. Siamo venuti qui nella città che non dorme mai per intervistare Wonder Woman, ovvero Gal Gadot, Chris Pine, la regista Patty Jenkins e Robin Wright, ovvero la Claire Underwood di House of Cards. Allora, siamo stati sull'hotel Ritz al 12° piano, quindi una bella vista del parco che era più o meno di là, e abbiamo intervistato per prima proprio Robin Wright, che dal vivo diciamo che non è tanto diversa dal suo personaggio in House of Cards, ovvero Claire Underwood. Sembra molto glaciale, molto seria, molto un po' distante, però in realtà siamo riusciti anche a farla sorridere e diciamo a chiederle qualcosa in più sul suo personaggio. Il suo personaggio è infatti un amazzone, nello specifico la zia di Wonder Woman, e allena appunto Diana Gal Gadot Wonder Woman nell'isola appunto delle Amazzoni per diventare una guerriera. Poi abbiamo intervistato Patty Jenkins, che dopo Monster è al suo secondo film. Patty Jenkins è una grande fan di Wonder Woman ed era proprio contenta di realizzare questo film. Le abbiamo chiesto appunto se era sua intenzione rendere Wonder Woman non solo un'eroina forte ma anche un'eroina ironica, perché nel film insieme a Chris Pine ha dei momenti comici brillanti, quasi alla Katharine Hepburn e Spencer Tracy. L'abbiamo detto, gli attori sono stati molto contenti di questo fatto. Abbiamo quindi poi incontrato proprio Gal Gadot, che è uno degli aspetti migliori del film, è energica, è bellissima, è molto ironica. Lei, poverina, aveva la schiena bloccata perché si è fatta male in questi giorni, quindi abbiamo fatto l'intervista in piedi, è una pertica, è alta quasi come Chris Pine invece sta al gioco perché per una volta diciamo è l'uomo che fa da spalla alla donna, però il film è intelligente perché non c'è una supremazia di Wonder Woman, nonostante appunto sia Wonder e piena di abilità, ma diciamo che c'è una parità dei protagonisti che collaborano, ed è insomma uno spunto molto interessante anche per, diciamo, proprio per il futuro. È una cosa storica, è il primo film su un'eroina donna. Abbiamo chiesto anche a Chris Pine, a Gal Gadot, qual è la nuova eroina che vorrebbe incontrare, la loro preferita. Chris Pine era un po' titubante, infatti non si è sbilanciato, ci ha detto Ellen Ripley di Alien, ha detto Wonder Woman è l'unica, invece Wonder Woman, ovvero Gal Gadot, vorrebbe tanto incontrare Batgirl. Insomma, quindi il film in Italia uscirà il 1° giugno, l'eroina è sicuramente promossa, abbiamo qualche perplessità sulle scene finali, magari non tutto funziona, è un film che forse avrebbe potuto, diciamo, seguire una linea più omogenea. Si vede che c'è, diciamo, la linea guida di Zack Snyder, poi invece le intuizioni di Patty Jenkins. Comunque nel complesso è sicuramente promosso, si può costruire qualcosa su Wonder Woman, che sicuramente fa una figura molto migliore dei suoi amici supereroi uomini, ovvero Batman e Superman, che a proposito abbiamo chiesto Chris Pine, Gal Gadot, non ci sono Batman e Superman su questo film sul set, quindi li avete presi un po' in giro? Gal Gadot ha detto no, ovviamente bisogna rispettare Batman e Superman, ma Chris Pine non era proprio così sicuro. Quindi qui è tutto da New York, stasera andremo alla festa ufficiale di Wonder Woman, vediamo cosa succederà. All'anteprima c'erano i cupcake con la tiara, io spero che qualcuno esca la tiara, uscitemi la tiara di Wonder Woman questa sera, sicuramente metteremo le immagini del party. E quindi l'appuntamento invece è al cinema il 1° giugno con Wonder Woman, Patty Jenkins, Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright, vai così!